Cristiano appunto che è soddisfatto. Scusa. Sì, un punto che mi soddisfa, venivamo da una partita, quella col Bari, dove avremmo meritato quel punto che abbiamo fatto oggi. Non siamo partiti bene i primi 20 minuti, non c'è stato un approccio come volevo, siamo stati troppo leziosi, un po' troppo molli. Poi man mano che abbiamo preso campo abbiamo cominciato a giocare, anche se è stato un primo tempo un po' più ad appannaggio del Sud Tirol come occasioni, non come manovre. Poi invece il secondo tempo penso è iniziata un'altra partita dove penso i cambi e anche il posizionamento degli uomini in campo li hanno costretti ad abbassarsi e lì abbiamo raggiunto meritatamente il pareggio. Quindi è un punto, penso che nel computo tra primo e secondo tempo ci può stare. Mister, cosa non le è piaciuto del primo tempo? Perché qualcosina non abbiamo prestato alti come facevamo sempre all'inizio della gara, l'approccio alla partita? Ma noi volevamo, paradossalmente oggi avevamo preparato per fargli fare la partita loro, per cercare poi di attaccargli la profondità e su quello siamo stati anche bravi, non siamo stati bravi nel difendere bene come altre volte perché eravamo un po' troppo lunghi e devo dire abbiamo subito all'inizio un po' anche la fisicità del Sud Tirol. Poi abbiamo cominciato a manovrare, abbiamo preso le distanze. Se mi dici cosa non mi è piaciuto, te l'ho detto, mi è piaciuto l'atteggiamento non convinto con il quale siamo partiti i primi 20 minuti, poi man mano invece abbiamo cominciato a fare gioco, anche il primo tempo abbiamo avuto diverse situazioni dove potevamo sfruttarle meglio, invece nella ripresa penso è subentrata un'altra partita, però oggi non era facile fare punti qua, perché venivano da due vittorie importanti, una squadra tosta, una squadra di B con giocatori secondo me forti e quindi vi ripeto, avremmo meritato un punto domenica scorsa, oggi l'abbiamo fatto, ma il risultato penso sia giusto. Su quattro trasferte, mister, una sconfitta, due pareggi e una vittoria. Adesso si chiude il primo step, poi c'è la pausa, poi riprendiamo in casa col Como. Molti dovranno recuperare condizione, lei lo ha detto già, per cui dalla partita col Como vedremo un altro Cosenza. Ma un altro Cosenza, penso che Cosenza oggi, noi abbiamo fatto 8 punti in 6 partite e ti ripeto, ci manca il punto di meritato a Parma, il punto meritato col Bari. Quello che dobbiamo rifare, noi siamo arrivati un po' con gli uomini corti, perché l'abbiamo sempre detto, chi ha giocato oggi ha tirato la carretta fin dal ritiro, sono arrivati tanti giocatori, l'ultimo periodo purtroppo non in forma migliore, piano piano li sto mettendo dentro, però penso che la sosta oggi viene al momento giusto perché ci permette di portare in condizione chi onestamente era indietro e nel calcio d'oggi ce lo dimostra anche la fisicità che si è vista in campo oggi, se non stai bene fisicamente vai sotto con tutti, quindi questa sosta ci deve servire per riprenderci, per ricaricare le pile, ma soprattutto per recuperare tutti quanti i giocatori, perché penso che quando saremo al completo, anche coi cambi che ci possono dare come oggi un aiuto, potremo fare ancora sicuramente meglio.